Forse già lo sapete, ma siamo stati tra i primissimi a provare l'Asus Zenfone 3 Deluxe perché eravamo presenti al Computex 2016 di Taipei. Tra l'altro è stato uno dei prodotti più interessanti sia per noi che per voi e quindi hype, interesse che abbiamo condiviso fino a questo momento, anche se a volte la realtà delle cose differisce un po' dalle nostre aspettative. E comincio facendo una piccola, piccolissima premessa. Io devo valutare lo smartphone per quello che è il prezzo di listino, non posso stare alle continue fluttuazioni, in questo caso è 699 euro, ma mentre vi parlo, mentre scrivo questa recensione, è già sceso a 530 euro in qualche shop online nella sua versione da 64 GB. E comunque non mi va di girarci intorno, quindi vi dico subito che ci sono un paio di cose di questo Deluxe che proprio non digerisco, cose che non me l'hanno fatto amare sin da subito. Partiamo dai tre tasti della navbar. Sono a sfioramento sulla scocca metallica e sono forse la seconda cosa più importante nell'interazione con uno smartphone Android. Al primo posto c'è ovviamente il display. Ebbene, sono retroilluminati ma si accendono solo alla pressione diretta. Se interagiamo con il pannello rimangono infatti spenti. Fin qua nulla di tragico, se non fosse che sono piccoli, decentrati rispetto alla cornice e poco sensibili al tocco. Come vedete capita di insistere per far registrare il contatto, ripeterlo, innescando altre azioni non volute, perché tenendo pigiato il tasto home si avvia Now on Tap, con doppio tocco si avvia la modalità una mano, è ok, è disattivabile, mentre con un tocco prolungato del tasto multitasking si effettua invece uno screenshot. E il risultato? Ho una cartella piena di screenshot fatti per sbaglio, di continuo. A cosa serve quindi avere il chip Snapdragon 820 e 6 GB di RAM se poi devo stare sempre molto attento a come tocco questi tasti e perdo costantemente tempo? Non posso sfruttare la vera reattività del sistema se non a schermo. Quindi Asus, lo spazio c'è visto che siamo su un 5.7 pollici, quindi forse, sicuramente era meglio farli a schermo e via. La batteria è una 3000 mAh e non mi pare che il sistema la gestisca al meglio. A bordo c'è Marshmallow, c'è anche Dose, ma l'autonomia è un po' ballerina. A volte sono riuscito ad affrontare una giornata mediamente blanda, altre mattine mi ha consumato uno sproposito in stand-by e concluso il ciclo dopo pranzo, senza giocarci a usare applicazioni diverse. Non posso dire che sia totalmente negativa nel complesso, ma qualche instabilità l'ha mostrata dopo questa prima decina di cicli. Di certo non è sopra la media nella categoria, viste le dimensioni e il peso di 170 grammi, mi sarei aspettato qualche mAh in più, ma è anche vero che ha un bel profilo da 7.5 mm e questi sono i compromessi. Questi fattori purtroppo per me già bastano per ridimensionare il mio entusiasmo nei confronti del Deluxe, seppur mi trovi davanti una bella scocca in alluminio curata, c'è anche l'hardware al top, è un bel display Super AMOLED da 5.7 pollici, Full HD, luminoso e ben bilanciato. Ed è un peccato perché Asus ha implementato bene certi componenti, come il lettore di impronte che non sbaglia un colpo e due belle fotocamere per scattare foto. Bello nel complesso il design, la scocca metallica è stata curata nelle finiture con bordi leggermente tondeggianti che ne facilitano la presa e una back cover leggermente opaca che non trattiene di certo le impronte. Non scivola più del necessario, peccato solo per la fotocamera posteriore che sporge un poco. Frontalmente si apprezza invece subito la cornice superiore molto ristretta, non si può dire lo stesso inferiormente dove trovano posto i piccoli tasti della navbar. L'interfaccia è purtroppo quella che ti aspetti, nessuna particolarità per questo modello top. Icone fuori misura tra i quick settings colorati, possibilità di personalizzazione massima per la Zen UI e tante, tantissime applicazioni spesso inutili preinstallate. Insomma, mi fa piacere che Asus abbia sviluppato il suo browser, ma con tutto il rispetto non voglio Puffin per navigare in rete, almeno voglio Chrome. L'esperienza su Android va sempre più rapidamente verso un'idea minimal con tanti partner che si stanno adeguando e mantenere così le fattezze della stock, senza parlare del fatto che siamo alle porte del 2017 con Nougat che scalpita Marshmallow, sembra quindi una scelta un po' forzata se decidi di debuttare con un top 6 mesi dopo la prima apparizione. Il comparto multimediale conta su un'ottima fotocamera posteriore con sensore di immagine da 23 megapixel capace di ottimi scatti in tutte le condizioni. Riesce infatti a riprodurre un'ampia gamma cromatica di giorno con buoni contrasti e buona gestione del controluce sfruttando anche l'HDR opzionale, ma l'ottica f2.0 permette scatti di rilievo anche notturna. Se poi ci addentriamo all'interno dell'app fotocamera scopriamo che ci sono una miriade di modalità e preset per tutti i gusti. Fantastici bokeh si riescono a mettere a fuoco elementi a breve distanza. Bene, benissimo anche la cam anteriore da 8 megapixel, assicurato scatti definiti e colori fedeli alla realtà, c'è anche l'immancabile filtro bellezza che ci fa tutti più giovani di 10 anni.
Le grane arrivano sui video perché, seppur possa registrare in Full HD a 30 o 60 frame per secondo e spingermi fino al 4K con una qualità rilevante, devo fare i conti con un autofocus che non c'è in fase di registrazione. Semplicemente non funziona e necessita di un tappa display per aggiustare il focus sull'elemento che ci interessa, con tanto di fastidioso rimbalzo che ne scandisce il movimento. E ho resettato più volte il terminale, non ci sono opzioni in più di default, la situazione è questa. Non mi esprimo quindi più di tanto e credo che Asus possa correggere in breve via software, sarebbe un bug clamoroso. Peccato davvero per questi fattori, perché Zenfone 3 Deluxe per il resto va bene esattamente come atteso vista la piattaforma hardware su cui si basa. Le applicazioni si aprono rapidamente, saturare la RAM è materialmente impossibile, mi viene da pensare che 4 GB siano al momento sufficiente per il panorama mobile. Dagli stessi quick settings possiamo ripulire la RAM usata e ottimizzare il sistema, ma come ho detto non ho mai visto rallentamenti per eccesso d'utilizzo. Giocare è un vero piacere su questo bel display Super AMOLED, lo Zenfone 3 Deluxe non teme alcun titolo con la sua GPU Adreno 530 e fila liscio in tutti i casi. Non amo molto i phablet di queste dimensioni, soprattutto perché tenerli in tasca non è mai così semplice, ma riconosco che giocare su un 5.7 pollici è tutt'altra storia, soprattutto se sotto la scocca c'è l'hardware che te lo permette davvero. Esperienza di navigazione ottima con Chrome è un fulmine nell'apertura delle pagine, scrolling anche in fase di caricamento. Tutto corre liscio seppur ci muoviamo tra diversi tab in poco tempo. Ho riscontrato solo dei piccolissimi lag nel pinch in, pinch out, ma qualcosa di davvero impercettibile che mi salta all'occhio solo perché ho ancora il ricordo di quel fulmine del Google Pixel. Discreto il comparto audio con un piccolo speaker posto in basso sulla destra e capace di arrivare molto in alto, tanti decibel ma con una punta di distorsione se si esagera. L'equalizzazione non è male, come al solito mancano i bassi, ma c'è addirittura la possibilità di attivare la modalità all'aperto con più medi e alti. E sono compromessi che non puoi permetterti se parti da 699€, ma anche se scendi a 500 non cambia molto perché la concorrenza è molto agguerrita. E quindi uno Zenfone 3 Deluxe tra luci ed ombre, Asus ha provato ad alzare il tiro, ma pecca a mio avviso di reale usabilità in alcuni degli elementi base. Mi auguro oltretutto che Asus riesca a semplificare questa Zen UI, magari approfittando del passaggio a Nougat, e va bene la personalizzazione, ma a volte poche cose, ma chiare, riescono a far meglio.